Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in libertà. Siamo nello spazio riservato ai vocalizzi. Con me c'è Roberta Pisciotta. Ciao a tutti. Che ci aiuterà a fare questo vocalizzo per le voci femminili. E come promesso facciamo un vocalizzo dedicato a come gestire gli acuti e come rimanere sulla zona acuta a cantare. Per fare questo vocalizzo abbiamo pensato a un vocalizzo di 9 note con le ultime 3 che si ribattono. Ma lo vediamo dopo la sigla. Cantare in libertà. Bene, il vocalizzo di oggi è una scala, vi faccio ascoltare. Si ribattono le ultime 3 note e lo facciamo ripetendo la I, la E e la A sopra. Vi faccio sentire. Facciamo una nota bassa per i bassi, diciamo. Che bassi profondi. Sì, quasi un basso. La mattina, sì. Mentre per le donne, quindi per i contralti, in questo caso sarà così. Esatto. Andiamo avanti. Attenzione a legare sia la E che la A nello stesso punto in cui si canta la I. Vi faccio ascoltare. Di qua continuano solo le voci più acute. C'è ancora un altro. Di qua si potrebbe continuare, però facendo questo esercizio da soli io non rischierei di andare ancora più in alto, quindi scendiamo. Provate sempre voi da soli. Thank you.
basse. Alleggerite molto quando scendiamo, non ma cercando di portare il suono su. Bene, fermiamoci qui. Io ringrazio Roberta Pisciotta. Io ringrazio te. E spero che questo vocalizzo vi sia stato di aiuto. Vi lascio in descrizione comunque la prima puntata che parla, il link della prima puntata che parla proprio di che cosa sono i vocalizzi e che cosa servono, e in più una puntata dedicata alla respirazione diaframmatica, importante per eseguire bene i vocalizzi. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao.